Bene amici YouTube di Vodamax e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Lo so, la location è un po' differente dal solito, sono appena tornato a casa dall'ultima gara di campionato e purtroppo mi sono trovato una brutta sorpresa. Una delle due SD card della GoPro ha avuto un problema per cui ho perso il contenuto registrato che avevo fatto stamattina quando ero partito e il registrato di quando sono tornato a casa, ho lasciato Daniele al parcheggio qui ad Albignasego. E ho perso anche il timelapse che avevo fatto del viaggio, era una cosa un po' carina che avrei voluto fare. Vabbè, pazienza, questi sono gli inconvenienti dell'elettronica, per cui spero che questo video vi piaccia e ci vediamo dopo per i saluti finali. Eccoci qui dopo il primo impatto con la pista, molto bella. I kart sono gli stessi di quelli che sono stati utilizzati nella prima gara, so che sono di picca. Prime impressioni, la parte esterna dà quel tocco in più che mancava alla pista. Adesso è bella, molto molto bella, molto molto tecnica, perché bisogna fare molta attenzione a non commettere errori, specialmente nella parte esterna. Se spigoli troppo il curvone che ti porta su due tornantini, ti tende a portare fuori toccando le barriere e puoi mostrare, si può mostrare il fianco all'avversario dietro che ti puoi infilare. Sarà interessante perché ho visto un 45,4 di best che per il mio peso, che ci doveva essere circa 85 kg, speriamo di aver perso qualche chilo da domenica scorsa. I presupposti per fare una buona gara ci sono. Adesso vedrò se fare altri 10 minuti di warm up, tra virgolette, di riscaldamento, di conoscenza della pista, e dopo andremo via di qualifiche. Altri 10 minuti di warm up sono andati, ho abbassato di 3 decimi il tempo e le prospettive sembrano essere buone perché mi sono avvicinato moltissimo ai tempi di chi qui ci lavora e ci gira sempre ogni giorno e che conosce molto meglio la pista. Le prospettive sembrano buone, adesso vedremo come andranno le qualifiche, partendo dal presupposto che ho fatto un 45,0 pesando 87 kg, neanche male dai. Andiamo in qualifica adesso. Andato 44,9, terzo miglior tempo del gruppo a 6 millesimi da Langwell. Direi che le prospettive sono molto molto buone, adesso ci sarà da gestire la gara e le strategie. Che Dio ce la mandi buona, dai, i presupposti per fare bene, per fare il rimontone ci sono. Bene, finite le qualifiche anche del secondo gruppo, P4, perché Mattia Sansoni ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, anzi non solo il coniglio, ha tirato fuori l'allevamento intero, perché ha fatto 44,7, ha dato ben 3 decimi al sottoscritto, 2 decimi a Lemuel. Sarà combattuta, adesso dovrò imbastire un attimino la strategia, perché il passo gara c'è, se riesco ad abbassarmi ancora quei tempi posso fare molto bene. Il passo gara c'è, se non commetto errori particolari si può far bene. Devo un attimino studiarmi le strategie, vedere quando si fermeranno e studiare le contromosse del caso, per cui buttiamoci in gara e che Dio ce la mandi buona. Thank you.
ragazzi, mi sa che si va al playoff. Si va al playoff. Purtroppo la gara non è andata come speravo. Quinto, perché Daniel mi ha superato in maniera non propriamente regolare, si è autoinflitto 10 secondi. E purtroppo però Giovanni Mattiello mi ha fregato, perché uno era molto più veloce di me, era di 3 decimi più veloce di me. E veramente sono deluso, potevo far meglio. Ho fatto un buon primo pit, perché ero forse ho sbagliato un po' la strategia. Credevo di aver fatto un uppercut nei confronti di Lemuel, ma purtroppo niente. È andata così. Dovrò ripiegare sul playoff in quel di Vignate, l'ultima occasione che ho per potermi qualificare per la superfinale. Comunque il podio di campionato mi consola, perché nella prima stagione sono riuscito ad arrivare giusto a fare veramente degli ottimi risultati. Oggi la coppa non c'è, perché appunto sono arrivato quinto e Mattiello è arrivato terzo. Quello che non doveva accadere è accaduto, purtroppo. Mattiello ha molta più esperienza di me, è molto più pulito, è stato molto pulito, ha fatto meno errori. Io sono ancora un diamante grezzo, l'ho sempre detto, e basta. Ci vediamo dopo in macchina per i saluti e gli prossimi appuntamenti qui sul canale per quanto riguarda il campionato Playcard Veneto. Bene, eccoci qui dopo questa ultima gara di campionato Playcard. Come avete potuto vedere, le cose non sono andate propriamente bene. Sono soddisfatto comunque per il risultato di campionato, perché comunque per uno come me, con la mia esperienza di 2 anni solamente alla sua prima stagione, arrivare sul podio in classifica generale è veramente qualcosa di eccezionale. L'ho sempre detto, io sono ancora un work in progress, perché comunque ho tanti limiti da poter eliminare, da poter limare, e effettivamente eliminati queste mie imprecisioni al lato puramente tecnico di guida, perché comunque l'inventiva per i sorpassi non mi manca, lo dimostrano magari le varie rimonte che ho fatto sugli sorpassi avendo il mezzo giusto. Purtroppo oggi è andata così, dovrò ripiegare sul playoff, ma il buon Daniel ci ha dato anche altre anticipazioni su quello che sarà il futuro di Playcard Veneto. Per quanto riguarda la classifica team, ci sarà una finale dedicata ai team che si disputerà probabilmente il 13 di gennaio alla Top Fuel Arena di Vignate, la stessa pista dove disputerò il playoff, e lì si andrà a combattere per il titolo di squadra in una Endurance da 2-3 ore. Adesso vi terrò aggiornati nei prossimi video. Mentre per quanto riguarda la superfinale in Svizzera, sarà il 4 di febbraio, ma salvo restando la mia qualificazione tramite il playoff. Il mio timore più grande è che ovviamente possa esserci una giornata storta, può succedere di tutto in una gara secca in cui ti giochi tutto quanto. Spero che vada bene, perché sarebbe un altro bel traguardo da aggiungere oltre a questi due, perché credetemi, per uno come me che diciamo soddisfazioni calcistiche ne ha avuto, però poi è stato pian piano accantonato dal progetto delle squadre. Reinventarmi sportivamente parlando in un mondo di cui ho sempre avuto la passione, cioè ho sempre avuto la curiosità, la voglia di provare un kart, ho sempre avuto la passione fin da piccolo, ma per motivi economici non ho potuto portarla avanti. Capitemi, io che praticamente ho cominciato così per caso, un evento aziendale, così l'amore è sbocciato così all'improvviso per il karting, e da lì dopo mi sono aggregato ai TBA Nick del Paprika Racing in team, che ringrazio perché mi hanno dispensato consigli da stramanca. Ho potuto girare con loro le piste del nord Italia, comunque molte piste, mi sono sempre allenato con loro, probabilmente anche per questo che sono riuscito ad arrivare terzo in campionato, perché allenandomi con gente molto più forte di me ma con molta più esperienza ho potuto veramente spingere al limite, cosa che se no non avrei potuto fare da solo. Con questo video voglio anche fare dei ringraziamenti, volevo ringraziare
tecnicamente parlando, Bia e Nick del Paprika Racing Team, perché come ho detto poc'anzi sono stati dei maestri. Vorrei ringraziare Daniel Valti, che ha imbastito veramente un campionato veramente molto bello, che l'anno prossimo si evolverà, ma di questo vi parlerò più avanti. Una persona in particolare, il buon Stefano Tonini, che diciamo, da cui ho acquistato tutta la mia attrezzatura, tuta, trolley e tutto quanto. Jean-Philippe, che è il ragazzo che mi ha venduto il casco, con il quale mi sarò rotta una buona amicizia. La mia ragazza, Martina, amo veramente tanto, che mi ha sopportato e supportato per tutta questa stagione, e che effettivamente senza di lei non so cosa sarebbe successo, onestamente. I miei genitori, questo glielo devo perché mi hanno sempre avallato in tutte quante le competizioni, in tutte quante le gare, mi hanno sempre assecondato, non mi hanno mai messo le ali, ed effettivamente il fatto di vedermi felice e conquistare dei successi così sportivi così abbastanza rilevanti, perché è pur sempre una soddisfazione mia personale, scusate la voce ma un po' di tosse, un po' di catarro. E ringrazio tutti quelli che diciamo conosco, mi hanno diciamo sostenuto, da Nicola Baldan, che è gestore della pista di Chioggia, Renato, che collaborava con la pista di Raceland, un po' tutti quanti, perché veramente mi hanno dispensato tanti tanti consigli che per un neofita come me sono stati veramente importanti. E poi diciamo un ringraziamento di gruppo, collettivo, a tutti i ragazzi del campionato Playcar Veneto, Lemuel, Ulisse, il mio socio Daniele, che con cui ho portato a casa il terzo posto nella classifica team. È stata veramente un successo, è stata una cosa veramente inaspettata, non pensavo neanche noi di riuscire ad arrivare così in alto in classifica, addirittura terzi. Lo ringrazio perché con lui sono cresciuto, diciamo è sempre stata sempre la classica storia della rivalità tra compagni di squadra che ti stimola a dare sempre di più. Dopodiché poi anche buon Lemuel, a cui faccio i complimenti per la vittoria del titolo, a Giovanni Mattiello, che è stato un avversario leale, corretto per tutta la stagione, ci siamo giocati il titolo di vice campione fino all'ultima gara, e a tutti quanti del Playcart Veneto, perché si è formato veramente un bellissimo gruppo di amici con cui ridere, scherzare, correre, divertirsi, affrontarsi in pista in maniera corretta e leale, salvo qualche diciamo rara eccezione, qualche contatto un po' troppo al limite, però ci sta, e queste sono le corse. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, chiedo scusa per la location un po' insolita, visto il problema tecnico imprevisto, perché ho scoperto poco fa, dato che sono appena tornato a casa dalla gara da Appi. Vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e a lasciare i vostri commenti qui sotto, per cui un caloroso saluto e ci vediamo con i prossimi video qui sul canale. Bye bye.